Stiamo a sentire. Sì, stiano a sentire che squarcio di filosofia adesso. Certamente parlerà loro del demone dell'esperimento. Tu sei un cinico imbecille. Lo sa perché mi deride, signore? Per quest'unica frase che ho trovato un giorno in mia scusa. Frase? Frase? Frasi. Tirano nei loro atelier noi ragazze di buona famiglia. E con quel denaro che lui stava per pagare, e per fortuna, badi bene, non ebbe poi motivo di pagare, si arroga il diritto di tiranneggiarci tutti. Ma siamo stati proprio... Sua. Lasciami stare, io non c'entro. Come non c'entro? Non c'entro e non voglio entrarci. Gente volgare! Hanno tutti buon gioco, signore. Una parte facile, tutti contro di me. Ma lei si immagini un figlio che mentre se ne sta tranquillo a casa tocchi di vedere arrivare tutta spavalda con gli occhi alti una signorina che gli chiede del padre. Poi la vede ritornare accompagnata da quella piccolina. Infine trattare il padre chissà perché in modo molto ambiguo e sbrigativo, chiedendo danaro, con un tono che lascia supporre che lui deve darlo, perché ha tutto l'obbligo di darlo. Ma infatti l'ho davvero quest'obbligo, è per tua madre. E che ne so io? Quando mai l'ho vista? Quando mai ne ho sentito parlare? Me la vedo comparire un giorno con lei, con quella bambina, con quel ragazzo. Mi dicono, sai, è anche tua madre. Solo così riesco a intravedere per quale motivo da un giorno all'altro li ho visti entrare in casa. Signore, quello che io provo, quello che sento, non posso e non voglio esprimerlo. Creda, io sono un personaggio non realizzato drammaticamente. E sto male, malissimo, in loro compagnia. Ma scusi. Proprio perché tu sei così. Perché ne sai tu come sono? Quando mai ti sei curato di me? Stupida! Dove va lei? Non ho nulla da fare qui. Mi lasci. Come non ho nulla da fare? Farai la scena del giardino con tua madre. Io non faccio nulla. Mi lasci! Ferma! Lo costringa. Nessuno può costringermi. Imbecille! Non vedi che anche tua madre è disposta? Ma io no. Io no! Un momento! Adesso vediamo. Attraversando il giardino? Allora, attraversando il giardino? E allora lei? Ha corso. Deve precipitare per ripescarla. Ma un troppo male stai. Perché dietro quegli alberi. Mi dirà una cosa che dicevo. Il ragazzo se ne stava lì, fermo, con gli occhi da pazzo, a guardare nella vasca la sorellina affogata. Io feci per accostarmi, allora...